Siamo in collegamento con l'assessore all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini. Salve assessore, grazie per aver accettato l'invito a collegarsi nuovamente con noi. Ben trovata. Salve. Allora, assessore, la scuola in presenza è ripresa anche per gli istituti superiori, ovviamente non a pieno regime perché le condizioni sono tali ancora da richiedere rigore ed attenzione. Qual è la fotografia al momento nelle scuole della Campania? Ma è una fotografia che rileva enormi difficoltà che stanno affrontando le nostre scuole, in particolare quelle del primo ciclo, che sono più sottoposte naturalmente a tutta una serie di pressioni rispetto al tracciamento. Molte sono le classi che non sono tornate in presenza per la quarantena. Noi sapevamo naturalmente che le varianti avrebbero messo a dura prova le nostre scuole e i nostri istituti. Nonostante questo, naturalmente, le scuole stanno cercando di funzionare nel modo migliore. Del resto anche la regione, che era stata particolarmente rigida all'inizio dell'anno scolastico, si è resa conto che in questo momento i nostri ragazzi erano in difficoltà. Ma la scuola è ripresa naturalmente non senza interruzioni, che stavolta però riguardano il singolo plesso, la singola classe, la singola scuola. Ci sono delle difficoltà che sono oggettive. Io sono in contatto con tantissimi dirigenti scolastici, ma anche tanti insegnanti che naturalmente mi segnalano delle difficoltà che stanno incontrando. Nonostante tutto, come funzionari dello Stato, naturalmente ce la stanno mettendo tutta per dare delle opportunità ai nostri ragazzi. Per la secondaria di secondo grado abbiamo invece cercato di andare incontro a quelle che erano le esigenze che comunque ci hanno sottoposto i nostri dirigenti scolastici, i nostri presidi, e quindi abbiamo consentito che le percentuali fossero più basse. Tra l'altro io ritengo che sia anche il buon senso che debba guidare le decisioni della regione piuttosto che naturalmente del governo. Il 50% dei nostri ragazzi in presenza significa non far ruotare le persone all'interno di una classe, perché è evidente che se in una settimana uno studente incontra tutti i suoi compagni, per carità, sicuramente sarà meglio per la socializzazione, ma nel caso in cui fosse positivo, ci fosse un sospetto positivo, naturalmente tutta la classe andrebbe in quarantena. Quindi, come dire, abbiamo cercato di semplificare quella che è la vita e l'organizzazione delle nostre scuole, perché riteniamo naturalmente che sia indispensabile in questo periodo. Insomma, una situazione davvero complessa per quanto riguarda la gestione, anche il lavoro dei dirigenti, come lei sottolineava, è veramente difficile, le emergenze sono quotidiane. In quest'ottica, cosa significa la scuola aperta d'estate, così come è stato stabilito dal governo centrale? Noi abbiamo avuto un'interlocuzione con il governo che ci aveva presentato questo progetto, questa idea. È chiaro che nel momento in cui le nostre scuole sono sotto pressione, una progettualità di questo tipo potrebbe non essere presa bene. Sicuramente non può essere la scuola così come l'abbiamo conosciuta in questi mesi o negli anni scorsi. Devono essere progetti che possano attrarre i nostri ragazzi, ma io me li immagino all'esterno delle aule. Sarebbe naturalmente non particolarmente produttivo se noi immaginassimo, come dire, di replicare quelle che sono le lezioni. Quindi più o meno sul genere dei centri estivi, tra l'altro. Poiché sta per essere approvata la programmazione anche per i centri estivi con il ministro Bonetti, noi abbiamo chiesto di non replicare gli interventi e di non sovrapporli, quindi immaginarli come un'occasione in più data dalle nostre scuole, senza naturalmente costringere nessuno, perché ho tante sollecitazioni da parte dei docenti che in questi mesi hanno lavorato senza sosta, sono stati spesso accusati di non lavorare abbastanza, ma in realtà per loro è stato un periodo estremamente complicato e complesso. Per cui
Ci immaginiamo, o almeno questa è stata la sollecitazione che abbiamo rappresentato al Ministero, che si possano realizzare delle attività extrascolastiche utilizzando quelli che sono anche gli spazi esterni delle nostre scuole, quindi non replicare quelle che sono lezioni frontali che naturalmente hanno già messo sotto stress il nostro personale scolastico e i nostri studenti ed esclusivamente su base volontaria. Certo, insomma, mi rendo conto che però, insomma, il tempo per organizzare tutto questo è molto, molto stretto perché si parla di luglio ed agosto, naturalmente poi insomma, bisognerà interfacciarsi anche con i sindacati, insomma, è tutta una situazione ancora da definire, immagino. È una situazione da definire, io lo dico sempre, noi non dobbiamo farci prendere dalla frenesia, mi rendo conto che lo spirito del Ministero era quello di andare in soccorso ai nostri studenti, a quelli che non erano riusciti a incrementare parte delle proprie competenze, quelli che avevano avuto più difficoltà, quindi sicuramente l'intenzione è ottima. L'intenzione però si scontra naturalmente con una realtà in cui le scuole sono comunque sotto pressione, abbiamo le secondarie di secondo grado che devono prepararsi per gli esami di Stato, in Campania la scuola, l'anno scolastico terminerà il 12 di giugno e questo naturalmente metterà in grande difficoltà le scuole per gli scrutini e per gli esami di Stato. Insomma, i docenti, il personale scolastico tutto, i dirigenti scolastici sono arrivati alla fine dell'anno con uno stress che hanno accumulato, per cui noi ritengo, nonostante le intenzioni siano assolutamente ottime, io mi sento comunque di ringraziare il Ministero perché quando si investe sull'istruzione non si può che fare altrimenti. Ritengo però che non debba essere un ulteriore peso sulle nostre scuole, ma delle opportunità. E nel caso in cui non si riuscissero a mettere in campo delle attività nell'immediato futuro, perché serve organizzazione, altrimenti si rischia di perdere delle risorse. Tra l'altro circa 500 milioni di euro mi sembra una cifra importante. Allora, proprio per questo, sarebbe opportuno immaginare una programmazione anche di medio periodo, di modo che chi non riuscisse ad organizzarsi nell'immediato possa comunque non perdere queste risorse, che sono poi alla fine delle opportunità per i nostri ragazzi, ma senza stress, questo è il punto. È inutile fare una corsa semplicemente per dimostrare che si sta facendo, non è utile. È utile invece, io ritengo, operare al meglio delle proprie possibilità per cercare davvero di costruire qualcosa di più, utile. Una mia opinione assolutamente quindi personale, credo che il governo si debba concentrare per far sì che il prossimo anno i ragazzi, indipendentemente da quella che sarà la situazione epidemiologica, possano tornare a scuola in presenza a tutti quanti. Questo significa investire, creare spazi alternativi, visto che la carenza di strutture è ormai atavica per le scuole d'Italia. Arrivederci. Ma Dica, dica, sì, assessore. in realtà noi abbiamo un'unica arma per far tornare i ragazzi nelle nostre aule, che è la vaccinazione. Le aule purtroppo non potranno essere modificate di qui a qualche mese, ma nemmeno di qui a qualche anno. Abbiamo zone nella nostra regione che hanno scuole nei centri storici, per cui non è semplice immaginare spazi alternativi. L'unica vera, reale possibilità è un monitoraggio continuo e naturalmente la vaccinazione dei nostri studenti, altrimenti ogni sforzo, io temo, potrebbe essere vano. Assessore, noi la ringraziamo, arrivederci e buon lavoro. Grazie, buon lavoro.